Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via e passava, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Fratelli carissimi, oggi celebriamo la festa di San Matteo. Matteo dov'era? Innanzitutto è un antropos, un uomo. Sei tu, sono io, è Adamo, seduto al banco delle imposte. La parola greca, che noi traduciamo con imposta, gabella, è una parola composta da un termine che è teleo, compimento, e dare compimento, telos, fine, e l'altro descrive il prezzo, la somma necessaria per l'acquisto. Cioè la tassa è quello che manca per compiere un acquisto, quella cifra che manca perché una persona possa comprare quell'oggetto, possa fare sua una cosa. È interessantissimo perché in fondo sono le tasse, no? Sono una gabella, sono una cifra accessoria che lo Stato mette perché tu possa usufruire, ad esempio, la tassa sulla casa, uso le medicine, la tassa del 20%, l'IVA, no? Bene, io pensavo una cosa: come veramente tu ed io, Adamo, ingannati dal demonio, che ci ha fatto credere in un Dio che non ci vuole bene, che ci ha fatto credere che per guadagnarci la felicità dobbiamo farci da soli, dobbiamo farci Dio, dobbiamo stabilire noi il prezzo, noi dobbiamo stabilire quello che manca alla nostra felicità. Tu ed io passiamo moltissima parte della nostra vita seduti a questo tavolo dove esigiamo dagli altri quello che manca per la nostra felicità, cioè quello che Dio ci aveva dato, quello che Dio, creandoci, ci ha regalato come un dono gratuito, cioè la pienezza della sua vita, l'immagine e la somiglianza con lui, la comunione con lui, la partecipazione dei suoi beni. Bene, come il figlio prodigo, abbiamo visto sempre, ritorna, ingannati dal demonio, abbiamo pensato che quello non ci bastava, cioè che non dovevamo noi riceverlo gratuitamente. Ma guardate un po' il demonio cosa riesce a fare, ci insinua che saremmo più felici se faticassimo, saremmo più felici se ci mettessimo noi al posto di Dio a stabilire il prezzo della nostra felicità. Guarda in tutte le relazioni che hai. È così, fratello mio. Il demonio riesce a ingannarci così. E noi cadiamo come pere cotte. Perché? Perché lì c'è una sollecitazione quasi tattile, erotica, se vogliamo, l'erotismo della mente, l'erotismo dello spirito, che ti sollecita quelle parti più sensibili del tuo ego. Fatti tu, decidi tu, diventa Dio. Così poi potrai decidere. È una fatica immensa il dover decidere, senza poi poterlo fare perché non sei Dio. Quindi è veramente uno sforzo completamente inutile, che genera evidentemente frustrazione. E la frustrazione genera ira. E la frustrazione genera il sentimento di essere oggetto costante delle ingiustizie di tutto il mondo. Tutti ti hanno trattato ingiustamente, perché tu devi essere trattato da re, tu devi essere, eccetera, eccetera, i tuoi genitori, i professori, la moglie, il marito, chi sia. Quante volte fai la vittima? Con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli, con i tuoi genitori, con il tuo fidanzato, con la fidanzata, con i fratelli, con gli amici, con i colleghi. La vittima, la vittima. E con quello tu crei un ambiente con il quale da una parte ti difendi e dall'altro obblighi chi ti è accanto a compatirti, secondare poi i tuoi desideri. E piano piano questo atteggiamento ti trasforma in uno che nelle relazioni è un dittatore assoluto. Matteo era quello a cui mancava costantemente quel denaro, cioè quella parte di affetto, di stima, il denaro è un feticcio, con il quale sentirsi a posto, con il quale dare valore alla propria vita. Cioè mancava quel denaro per pagare il prezzo della sua vita, cioè per stare bene, per dire: ah, ecco, io sono questo. Non fai questo con tuo figlio, non fai questo con tua moglie. Ma certo che siamo tutti dei gabellieri insaziabili, perché gli altri non hanno mai e non potranno mai dare quello che ci manca. Perché quello lo può dare solo una persona. È inutile che continui ad esigere e diventi uno schiavo,
uno schiavo costante. Lì, a tuo marito, a tua moglie, paga questa tassa. Paga, paga, paga. E gliele facciamo pagare in vari modi, queste tasse. Fino a che, come accadeva al pubblicano Matteo, non metti sul lastrico l'altro. Lo metti così in difetto, in dipendenza totale da te. È quello che vorrebbe forse molto spesso il ragazzo con la propria fidanzata o viceversa. Il marito con la moglie, il genitore con i figli, o i figli astutissimi con i loro genitori. Costantemente esigendo questa tassa, quello che manca alla mia felicità, quello che manca perché sia completo il mio prezzo, perché sia completo il mio valore. Bene, lo tsunami che cambia completamente l'ambiente, che cambia completamente l'atmosfera, il cielo, che lo purifica, che strappa la menzogna a Matteo, quest'acqua di misericordia, questa pioggia torrenziale di misericordia arriva quando Gesù lo vede, lo guarda, lo fissa, lo ama. Gesù è quello che ha pagato la tassa. Il tavolo dove lui era inchiodato, il tavolo dove lui era obbligato come il paralitico, Gesù chiama Matteo dopo aver compiuto il miracolo di far camminare un paralitico, questo paralitico era Matteo, lì inchiodato, legato, incatenato a quel tavolo dell'esigenza, a quel tavolo dove doveva succhiare vita, senza peraltro riuscirci. Bene, Cristo si è seduto a quella mensa, attenti fratelli, alla tua mensa. Cristo si è lasciato inchiodare dove tu sei inchiodato oggi, dove non riesci a staccare la tua morbosità da quella persona, dove tu non riesci a staccarti dall'esigere da quella persona che ti dia vita, da tua moglie, da tuo marito, dal lavoro, da dove sia, che ti dia sostanza, che ti dia valore. Quel tavolo di Gabriele è la croce, fratello mio, dove Cristo ha pagato quello che mancava per te. Cristo ha pagato la tassa che tu esigi dagli altri. È Lui che dà valore a te, è Lui che ti libera, fratello mio, è Lui che ti libera da ogni peso. Gli uomini non devono niente a te. Abbiamo tagliato la fonte della nostra vita, abbiamo tagliato, siamo in debito costante. Per questo, sentendoci in debito, dobbiamo costantemente riempirci e sentirci a posto. Cristo viene e ti libera. Questa è la parola di oggi, fratelli miei. Gesù Cristo viene e libera Matteo, dicendogli seguimi. In quella parola c'è un potere enorme. Non poteva essere avvicinato Matteo da un ebreo, molto meno da un rabbino, da un maestro. Chi aveva amato Matteo? Nessuno. Per questo era come un cane solitario, capito? Come un cane randagio che doveva mangiare, mangiare. Senti, amato, ha trovato l'amore, ha trovato la misericordia, ha trovato il perdono, ha trovato dove essere lui stesso. Tu, oggi, in Cristo, puoi trovare dove tu essere quello che sei e senza problemi. Accettato e amato così come sei. Accettato e amato così come sei. Te lo ripeto, accettato e amato così come sei. Cioè il valore della tua vita sta in Cristo. È Lui che lo dà. È Lui che ti riporta con il Padre. È Lui che ti riporta nella comunione con il Padre. È Lui che mette il compimento, telos, è quella parte che manca alla tua felicità, che è tutto. Che è tutta la tua vita, quella che hai perduto, dilapidato, dissipato. Quella che abbiamo distrutto. Bene, fratelli, Gesù viene a darci la dignità. Perché chiamandolo ti dà una dignità. Lo fa essere. Vieni, il tu al quale Gesù si rivolge è il tuo tu e ti dà importanza, dà valore, dà senso alla tua vita, lì dove sei, seduto al banco delle imposte, attento. Guardate il quadro di Caravaggio, bellissimo, famosissimo, nel San Luigi dei Francesi. Ci sono tre dita vedevo, no? Il dito di Gesù che chiama, il dito di Pietro che indica, e proprio quello, e il dito di Matteo, proprio io, sì. Vi ricordate il dito con cui Dio dà la vita ad Adamo nell'altro fresco della Cappella Sistina di Michelangelo? Ma quello viene dalla scrittura, il dito della mano di Dio. Quel dito Dio crea. Quel dito indica l'amore di Dio che ricrea Matteo e genera uno stupore in Pietro, nella Chiesa. Questo stupore di Pietro è lì a metà strada nel quadro tra Gesù e Matteo, e questo gruppo di esattori, di gente schifosa, impura, traditrice, che aveva rinnegato il proprio popolo. Bene, fratelli, questa è la Chiesa, questa è la comunità cristiana, che ci unisce, questo ponte, che unisce Cristo a noi, e lo unisce nello stupore dei fratelli, nello stupore, dice c'è più gioia in cielo, c'è più gioia nella Chiesa per un peccatore che si converte, questa gioia, questo stupore, questo dito, che indica che cosa? Ma tu veramente ami quello? Sì, Gesù dice, io amo quello, e questo si ripete nella Chiesa giorno dopo giorno.
Ma questo Matteo è il prototipo, immagine di ogni chiamato, di ogni cristiano, di ogni liberato. Matteo, che dall'aramaico vuol dire dono di Dio, è l'immagine della gratuità, l'immagine della misericordia. Matteo si alza, e secondo il greco risuscita da quello schifo e segue Gesù e lascia tutto, è liberato. Non i preti che, io lascio, non il marito che io lascio, ma che lasci? Tu sei liberato. Noi siamo liberati, fratelli carissimi, liberati dall'amore e dalla misericordia di Dio. Questa è la verità. Chi ha conosciuto Cristo è un liberato. Non c'è nessuno sforzo, nessun volontarismo. Sei liberato. Ormai non devi più cercare negli altri questa sovrattassa o questa tassa. No. Allora una persona che è liberata può fidanzarsi, può sposarsi, vivere libero, libero. E che cosa fa? Guardate, segue Gesù, dice. Ma dove va? Dice Luca, il Vangelo di Luca, il parallelo dice, lo porta a casa sua, lo porta nella sua famiglia, lo porta nella sua intimità, dove stanno i peccatori. Cioè lo porta dove c'è la sua vita, la sua storia. E lì appare che cosa? La Ecclesia, di cui Matteo nel Vangelo è il cantore. L'assemblea dei poveracci, dei peccatori, degli impuri, amati gratuitamente da Dio. Dei migliaia e migliaia di Matteo, di te e di me, che siamo oggi Matteo. Allora, tu non avrai più da esigere, ma quel tavolo dove tu hai esigito la tua moglie diventerà il tavolo dell'Eucaristia, diventerà l'altare dove Cristo si dona attraverso di te a tua moglie, a tuo marito. Questa è la Pasqua, questa è dove appare il miracolo della comunione. La Chiesa è questo miracolo che si dà ogni Eucaristia, il miracolo che si dà nella tua vita, nella tua famiglia, nelle tue relazioni completamente cambiate, salvate, perché lei, Matteo, prepara questo grande banchetto. Laddove è abbondato il peccato, si è abbondato la grazia. Laddove tu hai esigito da tua moglie, lì tu gli preparerai un banchetto e donerai Cristo, donerai a tua moglie Cristo come ha fatto lui con i suoi amici, con i poveri, con i peccatori. Imparate, imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. La Chiesa nasce sulla croce, nasce quando è stato colpito il torace, il fianco di Cristo, ci dà acqua e sangue, cioè la misericordia, i sacramenti, il battesimo, il sangue, la misericordia di Cristo genera la Chiesa, laddove zampilla questa fonte di vita eterna. Nasce la Chiesa ed è nata per questo apostolo Matteo, apostolo della misericordia, perché ha ricevuto misericordia. Questa Chiesa, questa Ecclesia, questa comunione si genera ovunque e in ogni istante quando tu conosci questa misericordia, quando tu ti senti guardato da questo amore gratuito, senza condizioni, che ti prende da dove tu sei, nello schifo dove tu sei. Allora non disperare di tuo figlio, se sta esigendo, se sta vivendo come Matteo, non disperare. Arriverà Cristo nella tua vita, arriverà Cristo nella vita di tua moglie, cambierà completamente nella misericordia. Vedete, i legalisti, quelli che pensano di capire tutto, quelli che pensano di sapere come si fanno le cose, quelli che costantemente esigono da se stessi e dagli altri, senza cavare un ragno dal buco, non capiscono. Allora Gesù dice, andate, cioè camminate e imparate. Questo verbo imparare è lo stesso che si usa venite a me, quando dice venite a me. Voi tutti che siete affaticati e oppressi, venite a me, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, la misericordia, il cuore. Allora c'è un cuore dove imparare. Misericordia, in ebraico sapete, deriva dalla famiglia, le viscere di una donna, di una madre. Bene, è lì che noi possiamo imparare la misericordia. Nella Chiesa, dove siamo amati così, dove tu e Dio come Matteo, ogni giorno, ogni momento, quando si celebra una parola, quando si celebra l'Eucaristia, quando ti accosti ai sacramenti, tu sei rigenerato in questa misericordia. Impari la misericordia. Perché? Perché imparare non è solo una questione intellettuale. No, è un'esperienza, è andare al cuore di Cristo, è costantemente andare da dove Dio, nel suo Figlio, dà valore alla tua vita, paga quello che a te ti manca per essere felice, quello che ti manca per godere, per gioire, per benedire, per essere libero e non esigere dall'altro, per essere libero e poterti donare. Abbiamo un posto, abbiamo un luogo, abbiamo viscere di madre nella nostra Chiesa, nella nostra comunità, dove noi possiamo imparare la libertà.
dove noi possiamo essere quello che siamo, dove possiamo essere veramente felici, realizzati in pienezza, essere quello per cui siamo stati creati. Amore, amore allo stato puro, amore vero, amore di Cristo in noi. E in Cristo, nelle sue pupille, piene di amore e di misericordia, vedrai te stesso, e vedrai tua moglie, tuo marito, i tuoi figli. Tutto questo, fratelli, questa trasfigurazione dell'esistenza, che trasforma il peccato in un banchetto di gioia. Il peccato, cioè se tu hai giudicato tua moglie, la puoi perdonare e puoi presentare a lei un banchetto dove Cristo si dona in te. Anche questo è unirsi. Sessualmente, molte volte nel talamo si compie questa parola di oggi di Matteo, dove si rigenera il matrimonio. Non potete stare lontani, non potete negarvi all'infinito l'uno all'altro, ma questo lo può fare solo chi è stato colpito, è affondato nell'orgoglio e rigenerato nell'amore da questo sguardo di Cristo. Chi ha questo sguardo di Cristo piantato nel proprio sguardo, nel proprio cuore, prepara un banchetto per il suo fratello e anche per il suo nemico, perché è il banchetto che è Cristo, come dice il Salmo, prepara davanti ai nostri nemici, davanti al demonio, perché possa essere libero e donarti laddove hai esigito. Buona giornata.